anche il rinnovarsi di un'emozione nel, l'inaugurazione ufficiale di questo luogo che, come ricorderete bene, abbiamo aperto seppure in forma privata, diciamo di visita privata, quando il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è stato a Pisa a inaugurare l'anno accademico e a fare altre inaugurazioni che stavano molto a cuore alla città. In realtà però, diciamo, la visita di Napolitano anche allora fu dovuta soprattutto alla possibilità di rivelare questo evento importante. Questo è un evento davvero importante perché noi ridiamo vita ad una istituzione gloriosa che può tornare ad essere feconda, feconda di studi, ma soprattutto di irradiazione di una riflessione sui valori e sui principi del mazzinianesimo e diciamo intorno ad un pensatore, ad un pensiero politico dei più rilevanti per l'Europa dell'Ottocento e che ha segnato così profondamente la vicenda risorgimentale. Naturalmente noi oggi ci troviamo a salutare un grande lavoro di recupero, un rinnovamento, come vedete, totale, ecco, di una struttura. Rimangono i contenuti, rimane la finalizzazione, rimane l'istituzione, la Domus Mazziniana. Non è però un caso che questo luogo si sia ribattezzato anche Memoriale Mazzini, perché si va molto oltre quello che c'era e quindi abbiamo la possibilità di rendere ad un universo molto ampio, naturalmente l'orizzonte non è un orizzonte pisano, è un orizzonte nazionale e internazionale quello a cui dobbiamo rivolgersi, una testimonianza, e di renderla in modo plastico, anche didattico, con l'esposizione museale molto contemporanea che si è realizzata. Non era scontato che così fosse, tant'è che questo è uno dei progetti più importanti anche per dimensione, per impegno finanziario, per investimento realizzato fra quelli che si sono fatti nel nostro paese. Di questo devo ringraziare il Presidente Giuliano Amato, che è stato qui con noi quando è venuto il Presidente Napolitano, devo ringraziare il consigliere Paolo Peluffo, oggi il sottosegretario Paolo Peluffo, perché, lo dico per esperienza, si deve a lui, alla volontà caparbia di riscoprire un'istituzione e di ridare lustro a una storia, se siamo qui e se si vede questa grande e bella realizzazione. Paolo Peluffo ha dato un'impronta anche culturale, lo ha fatto insieme ad alcuni validi collaboratori, non solo al professor Finelli, a chi ha presidiato per la Domus un percorso, ma io voglio ringraziare Anna Laura Spalla, l'architetto progettista. Il lavoro è un lavoro di grande bellezza e funzionale allo scopo che si era individuato, lascia un segno forte sulla città, per la città. Penso, diciamo, a quel fronte d'ingresso alla Domus che scolpisce, diciamo, in qualche modo l'immagine contemporanea di questa istituzione, di questo luogo. Penso poi anche alla bellezza della realizzazione, e voglio ringraziare anche l'architetto Mario Pasqualetti, nostro dirigente, nostro architetto del comune, che ha lavorato insieme a lei, insieme agli altri, a questa realizzazione. È stato detto che noi qui vogliamo
fare una cosa importante che guardi anche in prospettiva e l'idea di un centro di studi sulle democrazie, sul futuro della democrazia e sulle democrazie come si stanno evolvendo è un'idea forte che ha bisogno per essere nutrita, per realizzarsi anche di un forte impegno della città e delle sue forze culturali. Abbiamo sottoscritto un protocollo che ci impegna tutti, ora bisogna iniziare ad aprire anche quel cantiere per realizzare questo centro. Vedo fra i presenti il professor Bodei, devo dire, perché è la verità, che quando ho fatto questa proposta, e poi è stata accolta da tutti, sono stato anche ispirato dalle cose che ha scritto il professor Bodei, quindi che ha scritto uno studioso che non è esattamente un addetto ai lavori, un giurista, ma che ha riflettuto negli ultimi anni sui significati profondi dei cambiamenti delle democrazie. Quindi l'idea sarebbe proprio di creare un centro interdisciplinare che sa guardare diciamo, da diversi profili, da diversi punti di vista a questo grande tema, a questo tema fondamentale per il futuro. Però ecco, se mi è consentito, concludendo in questa occasione, io vorrei dare anche un'altra suggestione nuova. Questa è una delle più importanti realizzazioni fatte durante il riuscitissimo 150esimo e le sue celebrazioni. È un'opera materiale, non è l'unica, e sono state fatte altre importanti, almeno su quelle significative sarebbe bello che in questo anno si potesse avere un'occasione per riflettere nell'insieme, per vedere anche il disegno culturale che si è realizzato. Lo dico al sottosegretario Pelufo, perché poi lui ha tenuto il filo di questo disegno. Se così sarà, Pisa è disponibile a ospitare una dimostrazione, un convegno, una mostra, se a questo si pensasse, che metta in fila le cose che sono fatte e dia un senso a questo grande lavoro. È stato fatto un grande lavoro che ha suscitato interesse, grande partecipazione, che ha contato molto in un momento difficile per il nostro paese. Credo si possa dire senza nessunissima retorica che l'investimento è stato un investimento molto importante anche da questo punto di vista, perché è caduto in un momento in cui c'era bisogno di questo investimento. Questo patrimonio ce lo siamo ritrovati in momenti difficili che ancora il paese sta correndo. Quindi c'è Pisa, diciamo, che è già luogo di una realizzazione importante, può essere anche il luogo su cui si riflette e si rilancia in questo senso. E naturalmente Pisa è la città che deve garantire, in collaborazione con le altre istituzioni, con la Domus in primo luogo, la vitalità di questo memoriale. E quindi siamo disponibili a condividere qualche sforzo, almeno commisurato alle possibilità che ha un comune oggi, perché vi sia vitalità, perché vi sia apertura, perché questo segno di contemporaneità non si perda, si sviluppi e parli soprattutto ai più giovani, agli studenti, e parli a tutto. Ecco, una città che si sta rinnovando in tante dimensioni, nel suo centro storico, questo è un luogo di percorsi molto importanti che si congiungono, che si annodano l'un l'altro. Ecco, Mazzini, Kittering, la capacità di vedere percorsi che riguardano anche un turismo colto, un turismo intelligente, la capacità di segnare la nostra città come una delle città europee più impegnate nell'investimento sulla cultura, nel rilancio della cultura come leva anche di sviluppo e per
non perdere principi e valori ai quali teniamo e che sono fondanti per la nostra comunità. Grazie.